In radio, vi ricordo il numero di telefono per le vostre richieste, le vostre dediche, le vostre segnalazioni di eventi e di talenti. 329-123-6459, mandate anche il vostro video appello. In collegamento adesso c'è Gianluca Castriciano, che è il coordinatore provinciale di Sicilia Liberi e portavoce del Circolo Rosa Donato di Messina. Ciao Gianluca, a Messina com'è la situazione intanto? Buongiorno, intanto a te, grazie, insomma, per lo spazio e per la possibilità di poter intervenire in trasmissione e grazie alla vostra trasmissione. Com'è la situazione a Messina? La situazione a Messina, diciamo che è abbastanza preoccupante per anche le notizie di stanotte, insomma. Quindi dello sbarco che ancora andando a costruire i traghetti, c'è stato un esodo, un ulteriore esodo, parliamo del terzo Alla esodo verso fine la sono Sicilia. arrivati in Sicilia queste persone. Sì, ieri c'è stato anche, insomma, perché ormai gli appelli del Presidente della Regione affinché ci fossero dei controlli, ma chiaramente, diciamo, c'è un'ordinanza del Ministero dei Trasporti e dello stesso Presidente della Regione che si poteva entrare in Sicilia solo per conclamare, insomma, dietro un'autorizzazione anche dello stesso Presidente della Regione, mandando un'email in precedenza, ma questo a quanto sembra ieri non è avvenuto e siamo al terzo esodo da parte verso la Sicilia, che In quindi, poche insomma. parole, i siciliani fanno tanti sacrifici e poi invece vengono svaniti da questi comportamenti non Sì, da regolari. questi comportamenti che se da un lato si possono giustificare momenti di paura e di panico di alcuni cittadini, non sono giustificabili i comportamenti delle istituzioni che esistono proprio perché devono gestire queste situazioni, diciamo, allarmanti sicuramente, e che quindi sono un'ulteriore, diciamo, possibilità di contagio per la Sicilia che si concretizza. Io, se posso, devo fare un plauso ai siciliani, perché comunque in questo periodo la stragrande maggioranza dei siciliani sono state persone con responsabili. Cioè, io, perché lavoro, insomma, sono costretto a lavorare, quindi ho visto anche di persona, insomma, come si è rispettato in linea generale, diciamo, Sì, i principi di stare in casa, infatti, no, i quindi siciliani poi hanno risposto, diciamo, bene per l'85%, poi c'è quella piccola percentuale che purtroppo decide di non seguire le regole come in ogni cosa. La sanità in Sicilia, c'è tanta preoccupazione perché se succede una cosa come in Lombardia, la Sicilia non è pronta, però voi ultimamente state denunciando come gruppo Siciliani Liberi un fatto accaduto 11 anni fa, mi sembra. noi, diciamo, non è che oggi lo stiamo, da anni denunciamo questo fatto. Io, fin dalla nostra nascita e fin dalle ultime elezioni regionali, che parliamo del 2017, quindi non da oggi, ma abbiamo scoperto anni fa che nel 2009 la regione siciliana e il governo italiano avevano trovato un accordo sulla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della Sicilia, perché la Sicilia è una delle regioni, se non la regione, che partecipa alla spesa sanitaria più elevata, insomma, chi spende di più. Ed il passaggio della spesa sanitaria regionale è passato dal 42 al 50%. Questo aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria regionale da parte della regione siciliana doveva essere compensato da 600 milioni di euro che dovevano derivare da una parte di accise, sempre prelevate in Sicilia, che dovevano coprire questo aumento della spesa sanitaria. E che fine hanno fatto questi soldi? L'aumento della spesa sanitaria da parte della Regione c'è stata dal 42 al 50%. Questi 100 milioni di euro dal 2009 ad oggi, quindi parliamo più di 6 miliardi di euro, non si sono mai visti. Noi lo denunciamo da anni e questo sicuramente avrebbe consentito di affrontare in maniera sicuramente più preparata questa situazione a livello sanitario, ma anche la sanità di tutti i giorni. Avrebbe consentito anche di non applicare in Sicilia il decreto Balduzzi, la riduzione di posti letto, che la Sicilia ha un'autonomia anche sotto l'aspetto sanitario. Quindi chiaramente questo fa rabbia in questo momento sapere che potevamo affrontare in una maniera in questa situazione di emergenza in maniera più preparata. Anche perché ci spettano alla regione, alla sanità siciliana, dei soldi che non si sono mai visti. E nessun Capito. parlamentare,
si è eletto in Sicilia ha mai alzato la voce per dire questo. E come mai? Come mai? Il principio è sempre lo stesso: se tu sei eletto nei partiti italiani devi fare gli interessi di chi ti porta in Parlamento e non di chi ti vota. E questo è il problema fondamentale che abbiamo in Sicilia, cioè gli eletti in Sicilia non rappresentano il popolo ma i partiti in cui sono eletti, che sono tutti dipendenti da Roma o da centri di potere fuori dall'isola. Ho capito. E questo è il pensiero di Gianluca Castriciano, coordinatore provinciale del gruppo Siciliani Liberi, che si sta battendo per cercare di capire come vanno le cose in politica, almeno nella politica nazionale. Gianluca, quando vuoi intervenire, quando vuoi denunciare qualche fatto senza nessun problema, se qualcuno vuole replicare alle denunce di Gianluca Castriciano lo può fare senza nessun problema, basta mandare un messaggio al 329 123 6459. Grazie Gianluca e buona settimana. Grazie a voi, un abbraccio e ce la faremo tutti insieme, Forza Sicilia, siamo in casa, un abbraccio.